Una domenica all'insegna della solidarietà e delle emozioni. Più di 2.000 persone sono scese in strada per la maratona Corri contro la violenza, per partecipare e dire c'ero anch'io, in un impegno dal grande significato simbolico e non solo. E la prima ad essere emozionata è Maria Luisa Iavarone, che con l'associazione Arthur ha organizzato in 20 giorni tutto questo. Un modo per sottolineare quanto sia importante impegnarsi contro i soprusi e le violenze, un modo per accendere i riflettori sui problemi di questa città. Un messaggio di speranza, di libertà dei ragazzi che tornano a correre nella loro città con l'abbraccio della comunità, secondo me è un messaggio di speranza importante, ma soprattutto un messaggio di solidarietà. Stiamo raccogliendo dei fondi per finanziare dei campi estivi per minori a rischio che li svolgeranno dentro i beni confiscati di Libera. Credo che questa sia, come dire, la passione e la speranza che deve animare questa città. Il questore Antonio De Jesu è tra i primi ad arrivare sul palco allestito al centro di piazza del plebiscito, abbraccia Arturo e si complimenta con lui per il coraggio e poi aggiunge: iniziative di questo tipo sono molto importanti e vanno sostenute. Già, Arturo, la lunga cicatrice che scorre sul suo collo è ancora rossa. Ieri in piazza del plebiscito ha potuto toccare con mano quanto la Napoli onesta e corretta sia dalla sua parte. Spero solo che questa cosa naturalmente duri nel tempo, questa naturalmente è un augurio che spero, è una cosa che sicuramente spero, che duri solamente questo, e che quindi possa trasformare qualcosa di migliore, che un'iniziativa che magari dopo un po' sparisce, ma piuttosto una cosa. Sul palco sale anche Emanuele, il 16enne aggredito appena una settimana fa. Ha una garza sul viso che copre la sua cicatrice. Ha ripreso a sorridere in fretta anche lui e l'applauso dei 2.000 che affollano piazza del plebiscito è anche per lui. Ascoltiamo la mamma, Lina Grimaldi. Il futuro è dei giovani e se si perdono questi ragazzi si perde il futuro. Non esiste, quindi bisogna rieducarli, perché se hanno un modello negativo noi dobbiamo insegnargli che non esistono i modelli negativi, esistono i modelli buoni, quindi glieli dobbiamo insegnare noi, dobbiamo far vedere che oltre quello che hanno intorno c'è altro.